Qui, allora è il 27 aprile, siamo all'undicesima lezione del modulo di antropologia e storia delle religioni e dobbiamo assolutamente, direi, concludere questa parte che riguarda l'introduzione, la prima parte dell'introduzione alla storia delle religioni di Brelich, con questo tentativo, diciamo, sistematico di organizzare i temi e i personaggi, diciamo, più tipici delle religioni, in modo particolare non soltanto delle religioni delle società cosiddette complesse, ma anche delle religioni dei popoli cosiddetti primitivi. Vi ricordo che questa distinzione tra società cosiddette complesse e società cosiddette primitive è proprio di Brelich, insomma, e la utilizza tenendo conto del fatto che la sua formazione classicista l'aveva fatto prima riflettere sulla la religione dell'antica Grecia, poi a Roma. E quindi poi leggendo la letteratura si è confrontato con gli studi di antropologi e etnologi che invece avevano lavorato sul campo con popolazioni, diciamo, contemporanee a noi, ma in un ambiente, diciamo, tecnologico essenziale, cioè legato alle forme della caccia e della raccolta. Insomma, quindi il suo tentativo è quello che vi ho detto, insomma, che la storia delle religioni ha tentato più volte, insomma, in Italia di costruire un quadro complessivo della religione, insomma, mentre in altri paesi, appunto, ma la storia delle religioni è più ancorata al classicismo, oppure tradizionalmente, insomma, i classicisti si occupavano anche della dimensione religiosa. Quando si specializza con Petazzoni, diciamo, la disciplina, pretende di occupare tutto lo spazio che va dalle religioni dei cosiddetti popoli primitivi alle religioni delle civiltà del superiore, quindi tutte le grandi religioni monoteistiche, politeistiche, le religioni teistiche e le religioni preteistiche, per riassumere. Un punto, dunque, eravamo arrivati alla descrizione di alcuni di questi personaggi, no? Oggetti della credenza, cioè ex romani esistenti nel presente, e abbiamo visto come l'essere supremo si distinguesse dal creatore, perché il creatore invece è soltanto nel presente, soltanto nel mito, e parlavamo del signore degli animali, o molto spesso questa signora degli animali, che può essere in forma singola o in forma plurima, ma comunque ha il ruolo di regolare il rapporto quasi in maniera ecologica tra i cacciatori, che devono approvvigionarsi prendendo dalla natura, e queste entità che controllano l'accesso e che impediscono soprattutto un dispendio della disponibilità che altrimenti rischierebbe di depauperare l'ambiente. Ci sono delle spiegazioni che poi sono state date, sono molto più tardi, di quando sono state formulate le teorie sulle signore degli animali, cioè negli anni 60 l'antropologia ecologica ha cominciato a individuare i meccanismi secondo cui certe pratiche sociali avevano una funzione di tipo ecologico, e quindi anche la signora degli animali può essere spiegata come una figura che serve a far sì che i cacciatori raccoglitori non depauperino troppo rapidamente l'ambiente in cui sono. Ok? Un po' il senso era un po' quello, ma più che poi insistere su altre figure come la terra madre, che è un essere supremo femminile, diciamo, no? Di nuovo, che come potete immaginare è più facile che si presenti tra gli agricoltori che non tra i cacciatori e raccoglitori, come è un tema che vedremo un po' più avanti, cioè quanto una specie di implicito durkheimismo emerga anche in questa tipologia, cioè una correlazione sistematica tra alcuni culti, tra alcune credenze e alcune forme di integrazione tecnologica. Lo dice a pagina 30, ok? Quindi un fatto dovrebbe risultare chiaro sin d'ora. Le credenze religiose non sono casuali o capricciose. Si crede ciò che si ha bisogno di credere,
E questo bisogno è largamente determinato dalle condizioni dell'esistenza di una società, a loro volta storicamente determinate, una specie di sociologismo in salsa storica, mi verrebbe da dire, insomma, no? Un popolo che viva quasi esclusivamente di caccia non crederà, per esempio, in un essere di tipo terra madre, se non in rapporto al raccolto di frutti selvatici, ma al centro del suo interesse sarà più probabilmente un signore degli animali. E, appunto, una società complessa e articolata difficilmente crederà soltanto in spiriti della natura selvaggia, ma avrà dei che rispondono ai suoi molteplici bisogni e interessi. E se le cosiddette società chiuse, tendenti a conservare un ordine tradizionale, circondano il proprio mondo con entità sovrumane atte a garantire la stabilità delle cose, un Dio unico, dalla volontà sovrana e imperscrutabile, risponderà più facilmente a una società aperta, dinamica, tesa verso realizzazioni nuove. Vedete, c'è una specie di abbozzo di una correlazione sistematica tra un certo livello, diciamo, di evoluzione socioculturale, tecnologica, e un certo tipo di credenza e di pratica religiosa. Ok? È abbastanza, ovviamente, è, in un certo senso è vero, ma se ricordate quello che Geertz ci aveva detto alla fine del suo saggio, facendo quei parallelismi, no? Tra popolazioni che nello stesso spazio hanno forme religiose quasi totalizzanti che occupano quasi interamente lo spazio della cultura e altre culture parimenti evolute tecnologicamente, vedete, l'esempio classico è quello degli aborigeni australiani e dei boscimani dell'Africa meridionale. Gli aborigeni australiani sono entrambi cacciatori, due gruppi di cacciatori raccoglitori, ma mentre gli aborigeni australiani hanno una ricchezza, una elaborazione mitologica e rituale complessissima, i cacciatori raccoglitori del deserto del Kalahari, come i Kung, sono invece, hanno pochi eroi culturali o hanno una credenza in un essere supremo molto vago. Ok, capito? Cioè, quindi non è detto che questa correlazione sia così forte, così marcata come tende a porla Brelich in queste pagine, ok? Questo è un punto, diciamo, insomma, cioè è probabile che le correlazioni sono dell'ordine delle cose ovvie, implicite. Invece poi bisogna capire come ogni cultura declini quell'ambito con uno stile suo proprio, insomma, lo stile di quella cultura applicato alla religione. Ok, quindi tornando invece a pagina 20-21, bisognerebbe secondo me un po' introdurre lo sfondo del sacro, un concetto che forse non abbiamo ancora toccato esplicitamente, no? L'abbiamo fatto sempre riferimento al sacro nel saggio di Geertz, quando abbiamo insistito sul fatto che la religione è questa disponibilità di relazione tra due mondi. Quindi c'è un'alterità del mondo che è ciò che istituisce fondamentalmente la definizione di sacro. Durkheim dice: sacro è ciò che è separato. E sembra veramente mantenersi saldo sempre costantemente a questa definizione minima. E probabilmente è quello che Geertz intendeva quando diceva che tra i suoi punti di riferimento c'era la nozione di sacro durkheimiana. Non, diciamo, quella stessa concezione di religione come proiezione sociale che invece sembra dominare in un certo, non so, chiamiamolo durkheimismo semplificato, ma invece la concezione che l'atto di istituire, di riconoscere il sacro è la,
la dimensione fondativa della religione, di quello che possiamo chiamare pratica religiosa, credenze magico-religiose, abbiamo la fede, quello che volete, ma quello che conta, mi sembra, è la lezione che possiamo portarci da Durkheim e quella su cui dobbiamo insistere è questo. Quindi, cioè, perché vedremo, insomma, che ci sono pratiche religiose come alcuni riti che non sono cultuali, che non si riconoscono, adesso definiamo tutto con calma, ma che non si riconoscono necessariamente in una relazione con un essere o con un'entità sovrumana, ma che non di meno istituiscono un rapporto con questo spazio sacro, con questa alterità. È come se la prospettiva religiosa, ecco, diciamolo così, perché forse in epoca di coronavirus vale la pena, insomma, avere anche questi strumenti. La prospettiva religiosa fosse una sorta di mappatura, di geografia del mondo, in cui vengono collocati spazi, il qui, quello del senso comune, e l'altrove del sacro. Ok? Una mappatura, direi, della continuum spazio-temporale. Perché attraverso il complesso mitico-religioso, attraverso l'associazione di miti di cui abbiamo già parlato e di riti di cui vogliamo parlare oggi, questo continuum spazio-temporale viene strutturato, organizzato, subisce un processo cosmetico, cioè di produzione del cosmos. No, vi ricordate quell'angoscia del caos dentro la prospettiva religiosa si struttura in un'organizzazione. Quindi, ecco, vediamo se questo pensiero, no? Cioè, quello che Geertz ha sempre chiamato l'altro mondo, partendo da Santa Jana, no? E contrapponendolo come prospettiva religiosa al senso comune. In realtà vediamo che la religione è proprio come questa capacità di far dialogare questi due mondi, quindi vedete, di mappare la relazione anche spaziale tra il profano, che è lo spazio del senso comune e della vita quotidiana, e il sacro, che è lo spazio dell'alterità che, ci mancherebbe altro, può entrare in contatto con la vita quotidiana. Il rito e le pratiche religiose hanno esattamente questa funzione. Quindi è contemporaneamente una mappa e una bussola. E qua ci torna, vedete cosa ci torna fuori? Modello di e modello per. La mappa è il modello di, la bussola è un modello per. Ok? E fa questo la prospettiva religiosa. Quindi, quando si trova di fronte all'approvvigionamento del cibo, una pratica della vita quotidiana, la prospettiva religiosa collega questa banalità, come procurarsi da vivere, con un'alterità personalizzata, la signora degli animali, che gestisce questo flusso di energie alimentari. Quindi vedete, dentro la pratica quotidiana, dentro fare, guadagnarsi la pagnotta, diremmo, no? La cosa più terra-terra, quella che Malinowski considerava l'essenza della vita degli uomini, non c'è la signora degli animali come una specie di compensazione all'insicurezza, ma è come un'apertura inevitabile di una relazione. La necessità, quindi, di questa sacralità. Perché attraverso questa relazione che l'operazione di approvvigionarsi acquisisce
il suo vero senso, il reale reale è quello di relazionarsi con la signora degli animali, eventualmente poi di lasciarle una traccia, no, materica di questa relazione nell'offerta primiziale. Adesso lo vediamo, insomma, ok? Quindi quello che è importante è che tutti questi nomi, personaggi, essere supremo, eroe culturale, mana, dema, che non sembrino una lista, capito? Perché sennò ci riduciamo veramente alla lista della spesa, insomma. Ecco, questo è il repertorio di quello che le persone che credono. No, stiamo provando a dare come si chiamano i landmarks, dei punti di riferimento, dei punti di riferimento che ci consentono di capire questo lavoro di mappatura che è contemporaneamente del mondo profano e del mondo sacro, perché la definizione del sacro, ricordate, definire vuol dire proprio creare i confini di, tracciare i limiti di. Definire il sacro è inevitabilmente e contemporaneamente una definizione del profano. Poi è vero, e Brelli su questo insiste, ci sono, diciamo, culture. Oppure ci sono credenze religiose, ci sono religioni che hanno elaborato in maniera più sistematica questo confine e altre in cui questo confine va un po' più dedotto, ma tutte ce l'hanno, perché religione è esattamente questo. È lì, quindi, ok. Allora, altri personaggi palcoscenico che ci sta allestendo, gli spiriti. Allora, da dove vengano, l'abbiamo già visto, insomma, no? Cioè, ma forse a questo punto vale la pena che la leggiamo questa poesia di Billy Collins. Aspetta, scusate che la trovo, l'ho tradotta qualche anno fa. La leggiamo assieme perché secondo me ci sta bene, insomma. Ecco, sta, vediamo. Sto scorrendo le poesie che ho tradotto, mi verrà fuori presto anche quella di Billy Collins, introduzione alla poesia. No. Fantasma, mi sembra che sia il primo sogno, dovrebbe essere. Consolazione, nostalgia, dimenticanza. Eccolo qua, il primo sogno. Allora, condividiamo questo schermo, questo così la leggiamo assieme. Eccola, vedete? Eccola, la leggo in italiano. Il vento girovaga attorno alla casa stanotte e mentre mi appoggio alla soglia del sonno, inizio a pensare alla prima persona che mai abbia sognato, come deve essere sembrata tranquilla il mattino dopo, mentre gli altri se ne stavano attorno al fuoco con addosso pelli di animali, parlando tra di loro solo con le vocali, perché questo certo accadde molto prima dell'invenzione delle consonanti. L'uomo, forse, se n'è andato da solo per sedersi su una pietra a guardare la foschia di un lago, mentre cercava di spiegarsi cos'era successo, come era andato da qualche parte senza andarci, come aveva steso le braccia attorno al collo di una belva che gli altri potevano toccare solo dopo averla uccisa con le pietre, come aveva sentito il suo respiro sul suo collo nudo. D'altro canto, il primo sogno potrebbe averlo fatto una donna, anche se si sarebbe comportata, immagino, più o meno allo stesso modo, allontanandosi per stare da sola vicino all'acqua. Tranne che la curva delle sue giovani spalle e l'oscillare del suo capo chino l'avrebbero fatta apparire terribilmente sola, e tu, se fossi stato lì a vedere la scena,
avresti forse finito per essere la prima persona che si sia mai innamorata della tristezza di un'altra. Ovviamente è un poeta, cioè non pretendiamo che ci dia una ricostruzione storica, no? Però è bello questo tentativo di immaginare che cosa hanno fatto gli uomini, addirittura gli ominidi, con questa esperienza del sonno, come l'hanno utilizzata, no? E il finale della poesia, facendo riferimento all'amore, sta ad indicare che attraverso questa capacità di riflettere su ciò che non c'è come spiegazione di ciò che c'è, io ho l'esperienza di un sogno. Ho immaginato di vedere questa bestia, però non l'ho fatto, sono andato in un posto ma non ci sono andato, quindi come mi spiego un qualcosa che c'è, il mio ricordo, non lo posso che spiegare con qualcosa che non c'è. In termini di qualcos'altro, cioè un'assenza che mi fa costruire un senso di un'esperienza. E la stessa cosa succede con la morte, ci dice Taylor. Nella morte c'è un'assenza di vitalità. Quella stessa persona con cui parlavo, con cui interagivo, non c'è più. Cioè c'è il suo corpo e quindi mi devo spiegare questa esperienza con una mancanza. Che cos'è che manca? Ecco, lì nasce tutta la riflessione degli esseri umani, no? Cioè, da queste esperienze che sono universali. L'esperienza della morte e l'esperienza del sogno sono universali. Poi abbiamo, io non penso che siano teorie, diciamo, scientifiche nel senso con cui si attribuisce normalmente il termine scientifico, perché non sono sottoponibili a una verifica di ordine sperimentale. Banalmente, dovremmo prendere delle persone, deprivarle dell'esperienza della morte e deprivarle dell'esperienza onirica, che è un po' difficile, e vedere poi se cioè questo le riduce all'incapacità di pensare a questo mondo altro. Non è possibile, no? Però sono scientifiche invece, secondo me, perché rispondono esattamente a questo tentativo di spiegare ciò che è visto in termini di ciò che non è visto, ciò che è conosciuto, ciò che è esperibile in termini di ciò che non lo è, non è esperibile. Quindi, come vedete, sto cercando di far dare la mano alle nostre concezioni della religione e della scienza. Un po' impegnativo come sforzo, ma non dilunghiamoci oltre, insomma, cioè queste mie riflessioni un po' avambera, un po' filosofiche, insomma, ve le lascio lì come stimoli, diciamo, insomma, no? Ecco. Allora, gli spiriti, intanto, lui, Brelich, dice, una volta che si è elaborata questa concezione, quindi, vi ricordate, la progressione sarebbe animatismo, cioè il mana, il dema, questo spirito, progressivo, poi, progressivamente, animismo, e poi lo spirito. Gli spiriti quindi sono suddivisi in tre tipi, diciamo. Beh, oddio, in quattro, in realtà, perché sono anche gli spiriti dei morti, però che poi sono separati dagli antenati. Sono gli spiriti che spiegano quello che succede nel non abitato, nello spazio naturale, nella selva, nella foresta. Sono gli spiriti che hanno un controllo della natura. Okay, sono gli spiriti della natura, questo è il primo tipo. Un diverso senso invece per spiriti dobbiamo intendere invece il potere, le potenze delle cose. Il sole può avere un suo spirito, il mare, il cielo, quindi più che altro le forze della natura, la potenza delle cose
personalizzata. Ok? Poi ci sono gli spiriti protettori. Geertz ci ha parlato molto spesso di questi indiani delle pianure, no? Che vanno alla ricerca dello spirito protettore. È un in alcune religioni, come appunto in molte religioni dell'America settentrionale, un rapporto speciale tra l'individuo e il suo nume tutelare, il suo spirito tutelare, è richiesto a tutti. Anzi, il rito di passaggio all'età adulta è proprio attraverso l'acquisizione di questo spirito personale, quindi spiriti protettori che hanno la funzione di guida dell'individuo oppure della casa. Molto spesso sono legati a questo ulteriore tipo, no? Gli spiriti dei morti, che vanno distinti dagli spiriti degli antenati. Cos'è che li distingue? Diciamo, la natura dell'aldilà come costruzione culturale. Gli spiriti dei morti possono avere questa connotazione ambigua. Lo spirito del morto potrebbe essere molto spesso il morto, in molte culture cosiddette primitive, giace il corpo del morto, giace fianco a fianco a quello del suo spirito, che non si è ancora pienamente separato. E quindi si apre una fase pericolosa, perché da una parte lo spirito tenderebbe a rimanere nel mondo degli esseri umani viventi, quindi creando un disordine che va gestito. D'altra parte lo spirito potrebbe essere pericoloso perché potrebbe voler attrarre nel suo mondo altri viventi. E quindi lo spirito dei morti è sempre ambiguo. Come si fa a superare questa ambiguità morale del morto, che è contemporaneamente colui per il quale sentiamo la mancanza, ma anche colui che può sentire la mancanza nostra? Quindi può essere complicata la gestione di questo rapporto, perché si apre appunto in uno spazio che è difficile da gestire e dentro cui la vita nel senso comune non si può più praticare. Quindi se uno si apre costantemente, o perché desidera lui stare nel mondo dei morti, o perché il morto lo trascina in quel mondo, o il morto che insiste a perseguire alcune pratiche della vita comune, vuole continuare ad accoppiarsi con il suo sposo o con la sua sposa, vuole continuare a mangiare, vuole continuare a occupare la sua camera. Questo crea un'ingestibilità della vita quotidiana per i vivi. E quindi bisogna fare questo lavoro di trasformazione del morto in antenato. Cioè, non tutte le religioni ce l'hanno, ma un'altra figura tipica dei quadri religiosi è proprio l'antenato, che è colui che è diventato tale. Non basta morire per diventare antenati. Ci sono degli studi molto belli in cui si racconta la pratica della doppia sepoltura. Cioè c'è la prima sepoltura del morto, il corpo viene di fatto lasciato per alcune settimane, alcuni mesi, alcuni anni decadere finché rimangono delle ossa, e a quel punto le ossa possono essere prelevate e sistemate, come fanno i manus, diventare gli scheletri a cui ci si rivolge poi nei momenti di confessione pubblica, perché sono gli spiriti degli antenati. Non è detto che abbiano esclusivamente connotazioni positive, ma molto spesso sono dei regolatori, dei controllatori, non hanno una funzione caotica che rischiano di avere i morti. Sono eventualmente dei giudici, possono diventare dei protettori, possono essere molto severi, possono essere molto amorevoli, ma non sono ambigui come i morti. Sono stati ricondotti alla sfera della cultura come organizzazione del caos in cosmos. Torniamo sempre lì, no? La religione consente, attraverso delle pratiche di cui parleremo tra poco, di trasformare, quindi di gestire un evento naturale
come la morte, facendolo diventare culturale. È un po' quello, cioè, questo è un, diciamo, è una concezione consolidata da decenni, insomma, nell'antropologia culturale. Cioè, l'uomo è tale perché effettua questo passaggio tra natura e cultura. Oggi sappiamo che le cose in realtà si possono anche combinare in maniera diversa, perché non tutte le culture hanno il nostro senso del rapporto tra natura e cultura. E in realtà, se vi ricordate, la volta scorsa avevamo parlato del fatto che le culture che riconoscono una sorta di umanità nella natura, che pensano che i giaguari abbiano la loro società, le loro reti di parentela, le loro abitudini, i loro rituali, ok? Come succede in Amazzonia, nell'Amazzonia raccontata da Viveiros de Castro, ecco, dentro quelle società la nostra contrapposizione tra natura e cultura non regge, perché noi vediamo la società come contrapposta alla natura, mentre in diverse culture tradizionali la società è una forma dell'organizzazione della natura. E quindi non vedono il processo di civilizzazione come un processo di separazione dal mondo della natura, come da troppi secoli tendiamo a fare noi occidentali. Vedono invece nel processo di civilizzazione l'acquisizione della pienezza della propria condizione naturale. Cioè l'uomo civilizzato è l'uomo compiuta, civilizzato secondo quel modello culturale, ovviamente, è l'uomo pienamente, veramente naturale. Ok? Quindi non cioè bisogna stare attenti quando pensiamo a certi riti come a una transizione dal naturale al culturale, come ha voluto per molto tempo il funzionalismo e ancor più lo strutturalismo delle Levi-Strauss, no? Hanno preteso che certe pratiche, certi miti, segnassero il passaggio dalla natura alla cultura. Per Levi-Strauss, un classico esempio, è la cottura dei cibi. Lo scambio, diciamo, di partner attraverso il matrimonio, lo scambio di segni e lo scambio di doni, cioè queste forme dello scambio, di segni, il linguaggio, di doni, il commercio, e di donne, dice lui, cioè di partner, cioè il matrimonio, queste tre forme dello scambio segnerebbero il confine che l'uomo pone tra natura e cultura. Prima, quando non effettuava gli scambi commerciali ma depredava o si lasciava depredare, era ancora ferino, animale, era ancora nel regno della natura. Prima, quando rubava le donne agli altri uomini e invece di istituire scambi matrimoniali, era ancora felino. Prima, quando lasciava trasparire le sue emozioni semplicemente con dei versi gutturali e non era ancora in grado di comunicare, era ancora felino. Questo modello non è necessariamente universale. Non tutte le culture ragionano così. Ci sono culture che si vedono come parte integrante della natura. E questo è importante, è un punto importante, perché appunto anche il rituali degli antenati, no? La doppia sepoltura che produce l'antenato, nella nostra logica è un'operazione di denaturalizzazione del morto. Ma non è detto che sia praticata con questa stessa intenzione. Potrebbe essere invece quasi l'inverso, che il morto, troppo gravido di relazioni sociali, viene ricondotto alla sua condizione naturale, tagliando addirittura i rapporti sociali in Polinesia. Ma Marilyn Strathern ha raccontato proprio questo lavoro che le culture fanno in certi momenti
di divorzio dal morto, proprio per evitare che il morto rimanga troppo ancorato a quella strutturazione umana, si può divorziare e quindi viene restituito a un alveo appunto, che è insieme sacrale e naturale, però non possiamo entrare nel dettaglio, insomma, di questo. Quello che è importante è che capiamo che alcune figure della sfera religiosa non sono soltanto la produzione di un'elaborazione di tipo culturale. Gli antenati possono anche essere il risultato di un lavoro culturale, chiamiamo noi, umano, dicono loro, di rinaturalizzazione, di spoliazione delle sovrastrutture di ordine sociale, che lo riporta nella sua condizione naturale di antenato. Va bene. Perché insisto su questa cosa di naturale e culturale? Perché uno di questi altri personaggi che si affacciano su questo palcoscenico sono i feticci. Ok? Molte culture sembrerebbero, molte religioni, avere questa pratica dei feticci. Allora, ovviamente è uno di quei classici termini in cui il grosso pericolo è una confusione tra emic e etic. Lo riprendiamo in un attimo, però prima la definizione, la parola feticcio è una parola portoghese che significa proprio fabbricato, artificiale. Era un nome con cui i mercanti portoghesi avevano dato ad alcuni oggetti di culto, diciamo, no? Presso alcune popolazioni dell'Asia meridionale. I portoghesi chiamavano così indistintamente amuleti e idoli, immagini sacre dei negri, dice Angelo Brelici con un linguaggio che oggi facciamo fatica ad accettare. Comte estendeva il senso del termine feticismo alla venerazione di tutti gli oggetti inanimati, compresi perfino il sole e la luna. Non quindi come gli spiriti del sole, ma i feticci, e quindi c'è una confusione enorme. Riduciamo il concetto di feticcio chiameremo feticcio in quanto a questo si attribuiscono poteri propri e si tributa un culto specifico. Sono dei veri e propri idoli, diciamo, okay? Invece non sono feticci quegli spazi che occupano, che ospitano degli spiriti, che sono autonomi. Per esempio, i troni degli antenati, i tamburi degli spiriti in molte tradizioni africane sono oggetto di venerazione in quanto, non in quanto tali, ma in quanto sedi temporanee o permanenti di esseri venerati. Ok? I Tjuringa australiani, Tjuringa a questo punto, visto che vale la pena, ve li faccio pure vedere che sono belli. Immagine, eccoli qua. Sono cose di questo tipo. Sono molto spesso delle, li vedete? Alcuni sono questi, eccolo qua. Li vedete così, no? Oppure questi anche sono Tjuringa. E sui Tjuringa sono rappresentate alcune mappe dello spazio sacro profano di popolazioni aborigene australiane. Questa che vedete qua con dei cerchi, non so cosa raffiguri, ma so che normalmente questi cerchi sono dei veri spazi abitati e le righe sono le vie che vanno percorse per ricostruire lo spazio. I Tjuringa sono gli antenati totemici.
Vi ricordate il totem come antenato clanico, come animale o raffigurazione, che sono letteralmente dentro, parte integrante di questi oggetti. Non sono, ecco appunto, che non sono oggetti di culto in quanto tali. Cioè, è l'antenato totemico, oppure è lo spirito posseduto nel trono. Invece, il feticcio, possiamo chiamare feticcio per esempio il sacco in cui presso certi popoli dell'Africa occidentale vengono riuniti ingredienti potenti di vario genere e poi ci si rivolge a questo feticcio dandogli un nome. Noi ti abbiamo fatto affinché tu ci protegga. Quindi è un oggetto che in quanto tale è dotato. E poi c'è una parte sulle divinità. Mamma mia, siamo già in ritardissimo, c'ho troppe. Andiamo rapidamente. Allora, le divinità sono la radice della parola Dio è nei politeismi, quindi Deus e Theos del greco, che fanno riferimento al politeismo. I monoteismi, in particolare il cristianesimo, l'hanno assunto, però trascinandoci dietro soltanto in parte alcune caratteristiche degli dèi del politeismo. L'abbiamo detto rapidissimamente, insomma, hanno un carattere specifico, ogni dio differisce da tutti gli altri, sono interrelati in un pantheon che molto spesso è organizzato lungo linee di parentela. Ok? Sono una specie di gruppo di parentela di personaggi con caratteristiche peculiari, ognuno di loro specializzato in un settore specifico e intrecciati tra di loro in relazioni verticali, cioè genitori, insomma, soprattutto e figli, e orizzontali, cioè fratelli e sorelle, insomma, no? Sono tipici, dice Brelich, delle società cosiddette superiori, cioè di quei sistemi in cui si è instaurato un modello agricolo permanente. Non un'orticoltura, ma un'agricoltura di tipo estensivo o intensivo, ma in grado comunque di sfruttare l'energia animale, di sfruttare i sistemi di irrigazione, e che hanno una stratificazione sociale. Ok? Sono sistemi, sono le religioni politeistiche, sono caratteristiche, dice Brelich, delle società che hanno una strutturazione politica, sociale ed economica complessa. E ci sono classi di lavoratori diversi, ci sono artigiani, contadini, guerrieri, sacerdoti, una casta nobiliare, a meno che, eccolo qua il punto, a meno che non ci sia stata una specie di contatto tra queste società superiori e alcune popolazioni limitrofe che, pur non avendo raggiunto quel livello di sviluppo tecnologico e di complessità sociale, possono averlo assorbito. Oggi sappiamo che queste conformazioni culturali sono chiamati sistemi galattici, sono stati studiati dagli anni 70 in poi, e sono sistemi in cui al centro c'è una società di questo tipo che però si circonda di società meno evolute o, se volete, meno complesse, che però ne possono assorbire la concezione politica e religiosa. Non finisce qui in realtà la storia, perché queste società centrali molto spesso hanno bisogno di queste piccole culture locali che si dispongono come una galassia, no? Da quel termine galattico, attorno a loro, perché da loro prendono alcune pratiche molto spesso di ordine magico-religioso. Cioè, mentre al centro, nella città, il re sacerdote è il tenutario di un potere religioso che gli è stato conferito da un sistema basato su un pantheon di divinità, quello stesso re, per diventare tale, ha anche bisogno di poter utilizzare certi poteri magici che gli sono garantiti dallo sciamano che vive in un gruppo di cacciatori e raccoglitori che soltanto saltuariamente scambia beni, prodotti e servizi con questo gruppo centrale. Quindi, cioè, quello che sto cercando di dirvi è che questa contrapposizione sistematica tra civiltà cosiddette superiori
e civiltà, gruppi invece primitivi, è difficilmente sostenibile nella sua rigidità, come se non ci fossero state interferenze, come se molti dei gruppi, diciamo, di orticoltori, di cacciatori e raccoglitori, non fossero in realtà originariamente dei gruppi agricoli impoveriti che si sono allontanati dai centri urbani andando ad occupare sacche marginali, e quindi, però mantenendo una qualche forma di legame, e viceversa, come se i gruppi, le civiltà cosiddette superiori non avessero nessun rapporto di tipo simbolico o culturale con questi gruppi cosiddetti primitivi, ok? O nomadi. Insomma, c'è tutta una curiosa. Se si vedono i gruppi, cioè i sistemi galattici, cioè se si vedono come queste civiltà poi cominciano, emergono per alcune generazioni, c'erano quelle dinastie, poi un gruppo marginale, che era magari di orticoltori o di pastori nomadi, subentra o diventa il centro di un nuovo nucleo galattico. Qui c'è uno spostamento continuo nel tempo e anche nello spazio, perché sono grandi aree regionali, in cui questi centri di potere si circondano di gruppi con sistemi simbolici diversi, ma mantengono anche una costante relazione. Cioè, non è vero che nelle città, nei gruppi, diciamo, le città agricole, agrarie, c'è un politeismo e invece nelle società che cacciatori e raccoglitori ci sono soltanto gli spiriti, gli antenati o l'essere supremo. Ok? L'importante è questo, che c'è invece un costante movimento. E ovviamente, insomma, il Dio unico è un altro di questi personaggi, insomma, che Brelich mette in scena, partendo dalle religioni collegate storicamente, cioè ebraismo, cristianesimo e islam, ma facendo anche un rapidissimo riferimento al masdeismo, che è invece una religione dell'antico Iran e oggi sopravvive nei Parsi, che la conservano tuttora, che possono essere in India, insomma, la minoranza Parsi, che invece avevano sviluppato un monoteismo indipendente da quello ebraico-cristiano, da quello di origine ebraico-cristiana. Allora, la caratteristica, le differenze tra il Dio dei monoteismi, il Dio unico e gli dèi del politeismo, le abbiamo già rapidamente accennate, dipendono soprattutto dal fatto che il Dio del monoteismo non è caratterizzato, non, è il più lontano possibile dall'antropomorfismo, al punto che sia nell'ebraismo che nella religione musulmana, questo ha portato all'impossibilità di qualunque rappresentazione, ok? Perché per non rischiare il feticismo, no? Il culto, il trasferimento del culto sull'oggetto creato dall'uomo, insomma, no? L'idolatria è esattamente questo. Ma il punto fondamentale che separa il dio del monoteismo, dei monoteismi dagli dei del politeismo è proprio la distanza relativa dal cosmos. Cioè il dio del monoteismo è altro, è trascendente, non ne è parte. È la riduzione oppure è l'estremizzazione del sacro, in un certo senso. Mentre l'opposizione sacro-profano nei sistemi, nelle prospettive religiose non monoteistiche, diciamo, comunque prevede nello spazio umano la possibilità di un accesso al sacro come canale di apertura. È ovvio che il misticismo, l'ascesi, sono tutte aperture, ma in quanto tale l'oggetto sacro del culto, la sua unicità, lo rende assolutamente separato dal mondo, okay? Che ne è invece una sua creazione, okay? Non è, appunto, come sapete, insomma, tutti i tre monoteismi hanno sempre avuto il problema enorme della gestione del panteismo, cioè della gestione della divinità del mondo, ok? Che
chiarendo sempre in maniera categorica il confine. Ok. Allora, sulle funzioni, che cosa fanno gli esseri umani, gli esseri sovrumani non mitici, cioè attivi nel presente? Qual è la loro funzione? Allora, anche qua ci sono diverse funzioni. Abbiamo detto che se l'essere sovrumano attivo soltanto nel mito aveva questo ruolo fondamentale di fondatore, appunto fondamentale di istitutore della realtà. L'essere sovrumano attivo nel presente ne è in parte, potrebbe anche aver avuto questa funzione, ma ne è in un certo senso il garante. È colui che garantisce l'esistenza della realtà, che conferma, è il confermatore di quell'ordine istituito eventualmente nel tempo prima del tempo, nel mito, no? L'essere sovrumano è colui che mantiene quel cosmos, è una specie di manutentore, ok? Ne è il garante. E, al punto che molti esseri sovrumani attivi, appunto, sono, diversamente appunto dal Dio unico, sono quella realtà umanamente incontrollabile e tuttavia essenzialmente importante che il gruppo umano deve fronteggiare. Quindi questi esseri non sono soltanto metafore, non sono soltanto allegorie, ma sono elementi costitutivi della realtà, del mondo con cui gli uomini si devono relazionare. E la loro natura di persone, oggi si parla molto spesso di metapersone, per fare riferimento a questi esseri, era un termine che Brelich ancora non conosceva, però insomma oggi può essere interessante leggere questa chiave, sono metapersone, cioè quello che conta è la loro caratterizzazione come persone, cioè hanno una personalità, hanno un carattere, hanno dei segni riconoscibili di identificazione e, come tutte le persone, o quelle che noi consideriamo tali, possono istituire delle relazioni, che sarebbe questa la funzione principale, dice Brelich. La funzione principale di questi personaggi attivi nel presente è che, di fronte al vento, alla pioggia, all'acqua, alla terra, al grano, alla malattia, al dolore, non sappiamo come relazionarci in quel sistema, no? Di scambi che abbiamo detto che Lévi-Strauss ha individuato come l'origine dell'umanità, la pienezza dell'essere umano. Allora, l'uomo quando capisce che per essere umano deve istituire qualche forma di relazione, di rapporto con altri esseri umani, se deve istituire relazione con il vento, la pioggia, il mare, ha bisogno che sia una persona con cui relazionarsi. Questo, diciamo, è l'interpretazione di fondo della funzione di queste figure secondo la scuola romana. Perché questa realtà deve apparire in forma di entità personali? Perché solo con entità personali l'uomo può entrare in rapporto, scritto in corsivo. Cioè, appunto, è il tratto caratteristico, no, dell'essere umano, questo, il suo essere animale politico, cioè che vive in società, in una strutturazione organizzata delle relazioni. Non ci sono esseri umani, mai, non sono mai esistiti, non possono esistere esseri umani che non si siano costituiti dentro un sistema di relazioni. Poi ci sono gli stiliti, ci sono i monaci, ci sono tutti che possono abbandonare, tagliare dietro di sé questa rete che li ha costituite. Ma gli esseri umani lo sanno, che l'uomo nasce incompleto anche a questo livello di relazione. L'uomo ha necessità, per appunto il neonato, no? Ha necessità di avere appunto qualcuno che si prenda cura di lui. Può
può essere anche una lupa. Ma deve esserci una relazione. Quindi nel momento in cui si relaziona con il mondo, la relazione passa attraverso la forma normale che è la persona. Ok, questo sarebbe. Poi ovviamente hanno, e qui è più la lezione malinowskiana, no? Hanno la funzione di coadiutori nella gestione del mondo per gli uomini. Sono dei collaboratori di fatto, che consentono l'organizzazione della caccia, della raccolta, della vita sociale, dell'accoppiamento, del passaggio alla vita, del passaggio alla morte. Cioè, sono degli aiutanti, appunto, l'abbiamo detto che in alcune civiltà questo aiuto è considerato proprio individuale, questo servizio, diciamo, di protezione, questo. Senza che ci sia alcuna volontà denigratoria, questo servizio di guardia del corpo, non soltanto di guardia dell'anima, no? Cioè questo è una funzione essenziale. E qui, appunto, e qui finisce questa parte qua, e con quel pezzo che avevamo già letto, su quanto ci sia una correlazione di ordine sistematico, una specie di determinismo, se volete, no? O un accenno di determinismo, alcune religioni possono esistere soltanto dati alcuni livelli di integrazione tecnoculturale. Ve l'ho già letto, però insomma, direi che da antropologo sono abbastanza. Cioè, riconosco, ci mancherebbe altro, no? Che ci sono certi livelli, ma appunto, pensando ai sistemi galattici, cioè a quanto, no? Un sistema simbolico abbia poi la forza di essere autonomo, cioè che ci possa essere qualcosa che l'ha generato, il culto, poniamo, della signora degli animali, che possa essere stato generato in un contesto di agricoltura, non di caccia raccolta, non significa che quella figura, quella metapersona non sia disponibile. Non sia comprensibile per altri esseri umani che non l'hanno partorita di necessità, ma che invece ne riconoscono. Se no, voglio dire, cioè, non so come dire, insomma, con mio figlio piccolo è un po' di tempo che ci siamo appassionati a una serie di film della DC, si chiama. Come si dice? Interactive Universe, no, non mi ricordo, una serie di film con Wonder Woman, con una serie di Superman, Batman, una serie di supereroi in cui è evidente, ma è evidentissimo questa dimensione religiosa del messaggio che viene inviato, insomma, no? Se fosse così meccanico, no, il passaggio, intanto sarebbe un po' difficile spiegare i monoteismi. A meno che non si presuppone che ci sono società aperte che accoglierebbero più facilmente i monoteismi, come ci ha appena detto Brelich in questo passaggio di pagina 20. E uno potrebbe pensare esattamente l'opposto, che è l'aver sviluppato una religione monoteistica che fa sì che il tuo rapporto con il mondo acquisisca un tono, uno stile completamente diverso da quello che può avere dentro una società politeistica e quindi può produrre una concezione, diciamo, aperta in senso appunto del nuovo Levi-Strauss-iano. Società aperte e chiuse sono società che non hanno un rango di variazione chiuso. Le società aperte sono quelle appunto in cui si ammette per esempio il dubbio sistematico e la possibilità di una variazione di fatto illimitata. Cioè, nelle società chiuse ci può essere una rivolta che consente di sostituire il capo, quello che sia, con un altro, ma sempre nella stessa geometria. Invece le società aperte sarebbero quelle che invece concepiscono la rivoluzione, che invece è il cambiamento
delle regole. Veda, la rivolta è la sostituzione di una figura in una geometria fissata. La rivoluzione è il ribaltamento della geometria. Ecco, le città chiuse non capirebbero altro che rivolte. Le società aperte invece accetterebbero le rivoluzioni in tutti i campi, non soltanto quello della politica, okay? Anche quello dei sistemi di valori, dei rapporti economici, ok? Ma pretendere che il monoteismo sia la religione più adatta alle società aperte, invece di dire che quelle società che per percorsi culturali interni hanno sviluppato credenze monoteistiche, è probabile che abbiano orientato le loro pratiche in forma di società aperta. Secondo me bisogna ribaltare, bisogna sempre tornare che la determinante è di ordine simbolico-culturale. Cioè non c'è nessun motivo strettamente deterministico per cui una società sia politeistica o monoteistica. L'India oggi è un grande paese tecnologicamente molto avanzato, i più grandi programmatori sono in India, eppure l'induismo è un politeismo. Cioè, che capito che l'India sia una società chiusa e che invece l'Europa occidentale cristiana sia una società aperta, è un po'. Insomma, mi sembra un po' riduttivo, ecco, diciamo, insomma, soprattutto collegare deterministicamente queste due cose. Allora, rapidissimamente, i riti. Ok. Allora, quindi, di nuovo, insomma, spero di aver chiarito alcuni punti, diciamo, teorici di questa parte. E dobbiamo ancora vedere i riti, le pratiche e rapidissimamente, cioè l'organizzazione religiosa. Quindi abbiamo meno di mezz'ora, quindi vado veramente a ritmo spedito. Allora, dei riti è importante, allora, insistere su quei tra i riti cultuali e i riti autonomi. Ok? Cultuali sono quelli legati al culto. Che cos'è il culto? È l'insieme dei rapporti permanenti del gruppo umano con un determinato essere sovraumano o un gruppo di esseri sovraumani. Okay? Quindi ci sarebbero dei riti cultuali quando sono legati ad alcuni esseri sovraumani. Okay? E invece ci sono culti autonomi in cui non ci sarebbe un rapporto diretto. L'intento del rito non è organizzato a fornire culto, ma è organizzato a fornire qualcos'altro. I riti autonomi più importanti sono i riti di passaggio. Ok? Cioè, come vedete, è una tipologia interessante. Allora, non c'è. Cioè, ci sono riti senza culto, come i riti di passaggio, o anche i altri tipi di rito, insomma, adesso ne nomineremo qualcuno, ma non c'è invece culto senza rito. Vi ricordate? Il riconoscimento del fatto che un essere sovrumano è attivo solo nel mito. Uno dei sintomi più evidenti è il fatto che non gli viene tributato alcun culto. Ok? Quindi, cioè non si fanno dei riti coinvolgendo quell'essere. L'essere sovrumano, l'eroe culturale, il dio creatore, l'essere creatore o l'eroe culturale. Ok? Ci sono riti che non hanno culto, ma non ci sono culti che non si esplicitano nel rito. Va bene, questa è la prima differenza. Poi, qui prima di passare ai riti di insistere sui riti di passaggio, lui fa riferimento a due tipi di culto, diciamo, molto comuni e che lui intende affrontare. Sono la preghiera e
il sacrificio come riti culturali comuni. Ma prima di arrivare alla preghiera e al sacrificio, che ci arriverà soltanto la pagina, diciamo, 41 in poi, siamo ancora a pagina 32, c'è una lunga disamina dei riti di passaggio. Ok? Prima ancora è costretto, e dico costretto perché secondo me, non penso che fosse molto convinto del valore di questa contrapposizione, è costretto a distinguere tra riti magici e riti non magici. I riti magici sono quei riti che intendono produrre un effetto su quella che noi chiamiamo realtà. Invece i riti non magici sono quei riti che intendono produrre un effetto su quella che noi non consideriamo realtà empirica. Come vedete, è una definizione del tutto etic, non emic. L'antropologia dagli anni 60 in poi, facendo riferimento a questa distinzione di Kenneth Pike elaborata nel 1953, distingue tra una prospettiva ethic, che potete scrivere trattino ethic perché è un suffisso, da phonetic, da una prospettiva emic, che potete sempre scrivere con un trattino, deriva appunto da phonemic. Phonetic, phonemic, fonetico, fonemico, per quello non dico etico, perché purtroppo etico in italiano significa tutt'altro. Invece ethic in inglese si distingue da ethic, che è scritto col TH, quindi loro non hanno problemi, per quello preferisco parlare ethic, emic. La differenza è, se io cerco di vedere le cose dal punto di vista dell'osservatore mio, è quella una prospettiva ethic. Se invece cerco di descrivere le cose dal punto di vista della persona che sto osservando, diciamo così brutalmente, quello è il punto di vista emic. Ok? Se voi entrate in una chiesa e vedete che una persona mette la mano nell'acqua santiera, si fa il segno della croce, per quella persona quella è acqua santa, acqua benedetta, no? E ha un valore specifico. È un segno di rispetto, può avere una funzione di quasi di abluzione, insomma, può indicare un'aspirazione alla purificazione, ha una serie di significati riconoscibilissimi per una persona credente. Dal punto di vista ethic, cioè di un chimico, gli dato la bottiglietta di acqua benedetta e la bottiglietta di acqua del rubinetto, non è in grado, ethic, di dire qual è la differenza. L'unico modo in cui possiamo riconoscere la differenza e chiedere: questa è acqua benedetta, sì o no? E dice: boh, non lo so, vediamo se la benedetta al prete, la benedetta al vescovo, quando è successo prima. Ti dice: sì, questa so che è acqua benedetta, per quella persona quell'acqua non è la stessa acqua di quella che esce dal rubinetto. Fine. Quella è la differenza tra ethic e emic. Ora, chiaro quindi che cos'è la differenza tra ethic e emic? È importante perché i miti. La differenza tra miti, tra riti magici e riti non magici è tutta ethic. Cioè, i riti magici sarebbero quei riti che intendono agire sulla realtà come noi osservatori la riconosciamo. Ma un rito magico cerca di far piovere, cerca di avvelenare, di far morire un rivale, un nemico, cerca di far cadere l'animale nella trappola. Ok? Sono, come si può dire, fini del tutto evidenti, che stanno in quella che noi però abbiamo deciso che è realtà. Invece un rito non magico è quello che trasforma un bambino in un adulto. Cioè prende un ragazzo di 14 anni, un ragazzo di 14-15 anni, gli fa una serie di cose e non la chiama più ragazza, la chiama donna. Non sembrerebbe una cosa appartenere alla realtà, perché modifica uno status, e uno status, dicono quelli che hanno inventato questa contrapposizione, non è empiricamente rilevabile. Quindi, come vedete, è una opposizione assolutamente ingiustificabile dal punto di vista scientifico, perché noi come studiosi sociali, noi non possiamo studiare la realtà, perché
delle culture o delle religioni altrui come se fossero realtà oggettive. Quello che ci interessa è esattamente stare dentro quella realtà e vedere che cosa quella persona vede quando fa quel rito. Poi c'è tutta una parte a pagina 40 che dovremmo un attimo, su cui dovremmo ragionare, ok? Quello che mi interessa è perché gli serve questa differenza. Perché deve parlare di riti autonomi, cioè non legati al culto, che non intendono provocare una modificazione della realtà, che non devono provocare una battuta di caccia, la pioggia, la fine della carestia, l'invasione delle cavallette, quella, la morte del nemico, ok? Cioè, ha dovuto individuare un sottotipo particolare di riti che ha catalogato secondo questa doppia posizione: sono non cultuali, sono riti autonomi, non magici. Vabbè, ci si poteva arrivare in un'altra maniera, secondo me. E poi si poteva partire dicendo che tra tutti i riti possibili, tra tutti i riti, chiamiamoli pure non cultuali, anche se molto spesso tutti i riti di passaggio sono in realtà legati a qualche tipo di essere sovraumano che deve contribuire al passaggio, cioè non sono gli oggetti del culto, ma sono i soggetti della metamorfosi rituale, in realtà gli esseri sovraumani. I riti di passaggio sono quindi quel tipo di rito non cultuale che presiede i passaggi di status. Tutte le società riconoscono degli status, cioè delle posizioni sociali. Anche le società più semplici hanno almeno una differenza di status basata sul genere, maschi, femmine, eventuali ulteriori sessi culturalmente riconosciuti. Ci sono culture che riconoscono un sesso intermedio, per esempio, e ci sono culture che riconoscono i castrati con un ulteriore sesso, gli eunuchi, insomma, ci sono diverse combinazioni possibili. Quindi c'è almeno lo status legato al genere. Non ci sono culture in cui tutti i membri di quella cultura siano indifferenti rispetto al genere, ok? Rispetto all'età è un'altra differenza fondamentale. E normalmente l'età sono almeno tre. Ci sono quelli attivi per la riproduzione della società e per la riproduzione economica, cioè gli adulti, diciamo. Ci sono quelli non ancora entrati nel mondo della riproduzione, i giovani, e ci sono poi quelli usciti, gli anziani. Ok? Normalmente quindi tutte le culture riconoscono almeno questi status. Uno può essere uomo giovane, donna anziana, adulto giovane, adulto maschio e così via. Ok? Gli esseri umani non nascono tipicamente nello status e rimangono in quello status. C'è il corpo, subisce una serie di sviluppi che consentono il raggiungimento di quello status. La cosa interessante è che lo status non è soltanto una posizione sociale, lo status è associato a un ruolo, cioè a una serie di azioni, come se fosse lo status è il costume, il ruolo è la sceneggiatura, la parte che si recita sul palcoscenico sociale. Le culture, tutte le culture del mondo, hanno sempre pensato che questi passaggi di status, all'età, diciamo, infantile in cui non si parla, all'età adulta in cui si ha il diritto di parlare in assemblea, per esempio, no? All'età dell'essere anziano, in cui appunto la senectute è di fatto magari la fonte principale della saggezza, dall'età in cui non si è fertili, all'età in cui si è fertili, all'età in cui si esce dalla fertilità, ma ci si può ancora lavorare come operatore di cura. Tutti questi spazi, quindi di questi status, sono associati a certi ruoli, a certe sceneggiature. I riti di passaggio sono quelle strutturazioni di comportamento, quindi comportamenti organizzati, che hanno questo ruolo di guidare gli uomini. Abbiamo già parlato, penso, anche facendo riferimento a Fabietti, alla tripartizione che Vangenèpe fa,
dei riti di passaggio. Il libro del 1909, i riti di passaggio, cioè la segregazione, la trasformazione, quindi riti di segregazione. Cioè, il rito di passaggio è in realtà fatto di tre tipi di riti diversi. C'è cioè un rito di segregazione, un rito di trasformazione e un rito di reintegrazione. Tutto il complesso istituisce il passaggio di status. Ok? È molto interessante la fase liminare, cioè di trasformazione, perché è una fase, abbiamo detto, caotica, metamorfica, tendenzialmente anomica, cioè priva di leggi, perché è il momento in cui le leggi vengono ricostituite. Il ragazzo non deve più rispettare quello che gli dicono gli adulti, ma non ha ancora acquisito magari il diritto di parlare lui a suo figlio dandogli un ordine, perché non ha ancora figli. Quindi è una fase intermedia molto interessante questa della liminarità. Ok? Non voglio insistere molto perché vi dico, le cose da dire sono ancora tante. E c'è appunto, lasciando da parte adesso rapidamente i riti di passaggio che abbiamo anche un po' visto, vediamo i riti di purificazione, un altro rito. Forse va detto soltanto che i riti di passaggio possono essere di ordine privato o di ordine collettivo pubblico. Cioè uno può fare un funerale in cui si separa l'anima del morto dal morto, e questo è privato, diciamo. Se invece si istituisce un antenato, è un rito di ordine pubblico che può avvenire con più morti assieme. Normalmente i riti pubblici sono collettivi. Le iniziazioni sono quel tipo particolare di rito di passaggio che istituisce il passaggio all'età adulta per una fascia di giovani. Ok? Sono le iniziazioni. Okay? Vediamo alcuni cascami di questi rituali, che ne so, la festa dei 100 giorni, oppure certe della maturità, oppure certe, appunto, certe cadenze rituali che ci si incontra dopo a 10 anni dalla maturità, insomma, no? Questi tentativi di istituire, no? Questi rituali che sono basati appunto sulla strutturazione del tempo e del consumo. Anche qua purtroppo non abbiamo il tempo di insistere, però i rituali sono macchine di produzione del tempo ritmato, sono scadenze ritmiche, no? Che, come abbiamo detto, come il sacro è un organizzatore dello spazio, sacro profano, cioè il sacro è ciò che è separato nello spazio. Il rito istituisce delle ciclicità in cui questo spazio sacro può essere chiaramente delimitato, si aprono dei portali, se volete, insomma, no? Dei portali geometrici riconoscibili nello spazio, ma anche ciclici riconoscibili nel tempo. E di nuovo vedete come la religione, come sistema culturale, la religione è una grande macchina di produzione dello spazio-tempo. Quello fa la religione, produce lo spazio-tempo, produce lo spazio separando il sacro dal profano, o come istituendo una gerarchia degli spazi. Produce il tempo istituendo la sospensione del tempo, per esempio, tipica della festa. La festa è una interruzione della sequenza del tempo, producendo una sorta di tempo mitico, un'apertura del tempo mitico, che può riagganciare quindi quella società alla forza che l'ha prodotta. Le feste non sono riti in quanto tali, sono il contesto temporale dentro cui l'organizzazione spaziale del sacro può avvenire. Di nuovo, vedete, qua c'è un fisico quantistico, ci va a nozze, perché fanno la stessa cosa. Sono gli ultimi sacerdoti con una fede inossidabile, diciamo, insomma, i fisici teorici in quello che su cui sto cercando di ragionare. Ma parlavamo dei riti di purificazione, rapidissimamente, un altro tipo di rito. Premettendo che anche in questo caso si tratta di un genere di rito di passaggio, bisogna anzitutto vedere quale sia il concetto religioso dell'impuro. E qua non la cita, ma non possiamo noi invece non citare Mary Douglas, 1966, Purezza e pericolo. Un saggio che si trova, insomma, bellissimo. In cui il puro
e il pulito da una parte, l'impuro e lo sporco, cioè il peccato e lo sporco, sono associati. L'impuro è associato con il male morale, il puro fisicamente è associato con il bene morale. E questa associazione è fatta secondo un principio di contrapposizione tra caos e cosmos. È l'ordine. È l'ordine ciò che istituisce il puro e è il disordine ciò che costituisce l'impuro. L'esempio bello che fa Mary Douglas, insomma, no? È una... Se voi entrate nel mio studio all'università e vedete delle palline accartocciate, dei fogli di carta accartocciati per terra sul pavimento, dite che il pavimento è sporco, giusto? Se invece vedete le stesse palline arrotolate di appunti strappati e gettati nel cestino, non dite che il cestino è sporco, potete dire che è pieno, ma non dite che è sporco. Oppure, se in giardino avete la fortuna di abitare, come facevo io quando ero studente a Ostia, insomma, abitare su una casetta al piano terra con un pezzo di giardino, se vi affacciate in giardino e vedete dell'erba con della terra, non dite che il giardino è sporco. Se però ci camminate sopra e entrate e lasciate della terra sul pavimento del salotto, il pavimento è sporco. La terra non è sporca in quanto tale. La carta allontanata non è sporca in quanto tale. È sporco ciò che non è al posto suo. La purificazione, quindi, è una rimessa in ordine. Che ve lo dico a fa, insomma, cioè pensate a quanto sarebbe importante riflettere su questa, diciamo, simmetria tra ciò che è puro, ciò che è sacro, ciò che è pulito, ciò che è ordinato da un lato, e ciò che è impuro, che è pericoloso, e che è sporco, e che è disordinato dall'altro. Immaginatevi come sarebbe interessante applicarlo alla crisi, all'emergenza sanitaria di questi mesi. Si è fatto o non si è fatto un tentativo costante di attribuire allo spazio domestico una dimensione sacrale, pura o purificatrice? Io resto a casa. Contemporaneamente si è prodotto un'immagine dello spazio pubblico, la strada, quindi la casa, contrapposta alla strada, come invece intrinsecamente disordinato, intrinsecamente pericoloso. Come si spiegherebbero altrimenti gli insulti che dai balconi delle case sono stati lanciati contro il runner, il passeggiatore, ma anche l'anziano che andava a fare la spesa magari due volte al giorno? Vedete quanto siamo remoti, dice, noi primitivi non possiamo pensare in maniera diversa. Applichiamo il pensiero a sfere che chiamiamo la religione, la secolarizzazione, l'elettronica, la politica, l'economia, ma è quello il nostro modo di pensare come animali. E quindi, per chiudere, diciamo, questa parentesi, diciamo, no? Quindi, cioè, considerare la prospettiva religiosa, capito, come intrinsecamente fallace, è assurdo. È letteralmente, e lo dico da laico, lo dico da persona che non ha la disponibilità di una fede, ma che non può non riconoscere nella riflessività del discorso religioso una capacità di riflessività sull'umano come strutturato secondo sistemi di pensiero. No?
Quindi l'impurità è contagiosa, l'impurità è disorganizzazione, è caos. E si collega al concetto di capro espiatorio, che invece è questa capacità che molte culture hanno, no? C'è un libro intero, cioè, sapete, il Ramo d'Oro è uscito in 9, poi 10, poi 11 volumi, insomma. Un libro è dedicato, il Ramo d'Oro, questo libro di Sir James Fraser, dedicato proprio ai sistemi mitico-religiosi, insomma, dell'antichità, collegandoli a quelli dei popoli cosiddetti primitivi. C'è un libro intero dedicato al capro espiatorio, che è colui, e Brelich lo ritrova anche nel mondo classico, ad Atene, dalla stessa festa detta Thargelia, situata nel mese antecedente a quello della mietitura, faceva parte l'offerta delle primizie ancora immature agli dei Apollone e Artemis, e il rito dei farmacoi, che erano dei due uomini miserabili, certo, non cittadini, siamo a fine pagina 37, che venivano condotti in giro per la città onde raccogliere sulle loro persone i miasmi accumulatisi nel giro di un anno nella comunità, e poi venivano espulsi, forse in un tempo antico anche ad Atene, come in altre città del mondo greco, lapidati o comunque uccisi. Vedete? È bello, no? Questa capacità di un autore così colto, così in grado di maneggiare fonti di tantissime tradizioni diverse come Brelich, di individuare nella classicità quella che noi poniamo alla base della civiltà occidentale, quindi razionale, secolarizzata, di individuare proprio in quella Atene, nell'ombra del passato di Atene, i residui di forme di culto o riti, come in questo caso sacrificali del culto del capro espiatorio, che invece troppo facilmente releghiamo, no, ad un altrove esotico. Ecco, questo penso che sia la bellezza di questo autore, insomma. E niente, non ce la faccio a finire, e invece allora, la prossima volta faccio veramente una specie di cosa di puntuale per veramente 3-4 punti prima di aprire la riflessione sul saggio di Massimo Rosati sull'errore, sul post-secolare come sulla secolarizzazione come errore, che, su cui vorrei riflettere con voi. Però volevo leggervi questo passaggio che per me è molto stimolante, a pagina 38. Quindi ha appena parlato del ruolo del capro espiatorio, i riti di purificazione e in generale sul ruolo che hanno i riti nell'organizzazione della società. E qui fa come gli capita spesso, diciamo, no? Fa un inciso che però poi non sviluppa in maniera adeguata, ma che è densissimo. Dobbiamo ora aggiungere che se la società fosse consapevole del fatto che i riti sono creazioni sue, questi o non potrebbero esistere più o scadrebbero in vuota formalità, come i pseudoriti odierni, per esempio del taglio di un nastro per inaugurare una nuova strada, quando tutti sanno benissimo che la nuova strada funzionerebbe ugualmente anche senza l'inaugurazione. Il che vuol dire che il comportamento rituale non viene dettato dalla coscienza razionale, sul piano della quale è manifestamente assurdo, bensì dall'impegno di altre energie creatrici della società. E qui poi c'è un'aggiunta sotto sull'irrazionalismo. Vi dicevo che la storia, la scuola romana di studi storico-religiosi si muove proprio a cavallo, no, tra la teologia da una parte e l'irrazionalismo di certa fenomenologia dall'altra, e vuole distaccarsi mantenendo quindi una lucidità razionale di comprensione del religioso. Però qui apre uno spunto importante Brelich, lo dice chiaro e tondo: se il rito è del tutto consapevole, cioè quindi di fatto è secolarizzato, se non ha una sorgente, quell'autorità di cui ci parlava Chiezza, se non si fonda su quella fede
nell'autorità che ci dice che cosa adorare, è come, cioè, o è cinismo, quindi è, come si chiama, è Voltaire che dice: io non credo in Dio, però non voglio assolutamente che la mia serva lo sappia, perché mi va benissimo che lei continui a credere a queste folle, no? Perché così non mi ruba in casa. O è puro cinismo, oppure rischia di diventare una sorta di autonegazione, un po' come il millepiedi, il famoso millepiedi, che di fronte alla formica che gli dice come fai, acquisisce consapevolezza della spontaneità e la perde. Quindi il rito ha veramente bisogno di una sorgente esterna alla razionalità, così come la pensiamo. Ma io non credo che questa sorgente esterna alla razionalità del pensiero pratico malinowskiano, della praticità, del tornaconto, sia necessariamente un pensiero irrazionale. È probabile che ci sia una razionalità di ordine diverso dalla praticità. Ecco, finiamo qui perché il tempo, però ecco, insomma, semplicemente per dire che riflettere sulle azioni, poi lo vedremo, perché questa parte qua c'è molto da dire sul sacrificio, e invece per me sarà molto importante tornare sul comportamento religioso. La prossima volta vorrei che dicessimo sul comportamento, perché si parla del rapporto tra credenza e vita quotidiana, quella cosa che Geertz ci ha detto come importante, ma non ci ha raccontato tantissimo. Qui invece si parla di tabù, si parla di nesso tra ragione e vita quotidiana, si parla del simbolismo, si parla degli ascesi, misticismo, profetismo, cioè tutte quelle cose che riportano la religione come esperienza dell'altrove nell'alveo della vita quotidiana. Ok, quindi ripartiremo da qui la volta prossima, che è dopodomani, giusto? Ci sono domande, punti, questioni? No, velocissimamente. Sì. Posso? Prego, prego. Sì, grazie. Primo punto mi pare questo, che mi pare che Brevich metta l'etichetta di irrazionalismo in bocca alle persone che, o agli studiosi che tendono a vedere nella religione appunto l'aspetto della fede, nel senso come credenza in qualcosa di ulteriore. Allora lui mi taccia di irrazionalismo. Sì, aspetta, la lascio continuare, però ha una giustificazione anche di ordine storico, nel senso che effettivamente Lévi-Bruhl aveva scritto il pensiero prelogico e parlava di fatto di un misticismo costante, l'abbiamo già visto nella contrapposizione con Malinowski, no? Cioè, quindi c'è paradossalmente, oppure come Rudolf Otto aveva parlato del sacro, so, e mi riferisco a Rudolf Otto, prego. Perché Rudolf Otto era un teologo, allora lui attacca l'impostazione teologica di Otto, e allora a me sembra, cioè, mi sembra un pochettino, come posso dire, non molto scientifico andare ad etichettare come irrazionalismo una prospettiva che è solamente di differente, perché nessuno vuole imporre niente agli altri, però ha un po' di rispetto di impostazione, questo sì. Sì, ma un'altra cosa, chiedo scusa, riguardo, perché non ho capito un passaggio. Sì. Cioè, quando lei parlava di riti magici, allora lei diceva che c'è questa, bisogna stare attenti, no, a questa distinzione etic-emic. Sì. Allora, lei diceva che, attenzione, diceva, cioè, quando noi vediamo la magia e noi diciamo che c'è una trasformazione della realtà, ma questa è dal nostro punto di vista. Sì. Però dal punto di vista appunto di chi compie il rito magico in quella cultura, sì, non è rito magico. Appunto, cioè, è la questione. Ecco, questo passaggio, chiedo scusa, chiedo
perdono se la faccio perdere. No, 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 un paio di minuti, perché mi servirebbero. Lo riprendiamo la prossima volta, perché esattamente quella cena pagina 40. Voi potete indicare con pagina 40, io ci ho messo come titolo fare bene una freccia. Dice, che cosa fa l'uomo primitivo che prepara bene una freccia? Deve calcolare bene il peso del pezzo di pietra, deve misurarlo bene, deve verificare quanto è acuminata quella punta, deve scegliersi il pezzo di legno che sia bello dritto, deve fare una serie di operazioni che per noi sono del tutto pratiche, ok? Poi, cosa fa? Deve anche intingere quella pietra nel sangue dell'animale cacciato la volta scorsa, deve orientare la pietra nella direzione della tomba di quel gran cacciatore, deve fare tutta una serie di operazioni che, appunto, il problema grosso è: ma sono simboliche o sono di ordine pratico? Ma non è detto che lui, ecco, noi, appunto, la buddhista ethic, tendiamo a distinguere dell'operazione di ordine pratico, quindi magiche direbbe, insomma, paradossalmente, no? Perché stai cercando di ottenere degli effetti pratici sulla realtà, da operazione di ordine non pratico, come cambiare lo status di una persona o ricevere una purificazione interiore dell'animo, ok? Ma in realtà, dal punto di vista dei soggetti, emic, ma non è mica detto che c'è questa distinzione. Quindi non ha molto senso scientificamente cercare di tenere distinte le operazioni pratiche dalle operazioni non pratiche, quelle magiche da quelle non magiche, da quelle simboliche, perché le magiche sarebbe... È un po', ma lo rivediamo con calma, perché è un altro dei punti deboli dell'approccio malinowskiano. Cioè, Malinowski pensa che tutte le cose siano pratiche e che semplicemente quelle cose che non riusciamo a gestire, allora ci inventiamo questa dimensione simbolica, capito? Dal punto di vista del soggetto che fa la pietra, per lui è razionale, è ragionevole. Lui sa perfettamente che se non controlla bene la punta, se non fa bene la cosa, se non orienta la freccia con quelle parole nella direzione della tomba dell'eroe morto, non funziona la freccia. Lui per tutto rimane dentro la razionalità e probabilmente ha una serie di prove empiriche che è vero quello che lui dice, perché si ricorda che suo cugino si dimenticò o recitò male quella formula per benedire la freccia, e difatti la caccia gli andò malissimo. Cioè, c'è questa ritenzione, no? Nella memoria degli esseri umani, degli esempi che confermano l'ipotesi che vogliamo verificare, diciamo. Quindi è il grande tema, insomma, delle credenze apparentemente irrazionali, insomma. Cioè, Fabio Dei e Alessandro Simonica 25 anni fa hanno fatto una raccolta di saggi Ragione e forme di vita, che è stata clamorosa, perché hanno portato all'interno del dibattito italiano tutta una serie di questioni che erano state dibattute in modo particolare nel mondo anglosassone, esattamente su questo confine sottilissimo di razionalità e irrazionalità. E il più delle volte si vede che sono etichette che pratichiamo dall'esterno, che non significano nulla poi per chi le pratica, insomma. Quindi, ok, va bene. Ok, allora ci vediamo mercoledì. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.